Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, sono contento che il mio video sull'allenamento sia piaciuto, è andato bene. Grazie, vi ringrazio tutti. Per questo ho deciso di farne un altro. Questa volta però non ci faremo una sudatona come abbiamo fatto l'altra volta, bensì faremo 8 esercizi antichissimi, derivano dal Qigong nell'estremo oriente e possono essere fatti al mattino o alla sera o al mattino e alla sera o quando si vuole. Si tratta dei Baduan Jin. Le 8 pezze di broccato. Il broccato è uno dei tessuti più fini, più pregiati in assoluto. Nell'antichità in Cina era un tessuto di seta finissima con delle rifiniture in oro e argento. E quindi questi esercizi, perché 8 pezzi di broccato? Perché sono 8 parti di un vestito preziosissimo. Quindi sono 8 preziosissimi esercizi. E sono esercizi di scioglimento delle articolazioni, allungamento dei tendini, risveglio muscolare in generale. Sono molto semplici da fare, ma estremamente importanti perché non solo massaggiano gli organi interni, ma hanno anche un effetto benefico sulla respirazione, sul calmare la mente e insomma sul prendere la giornata con un altro piede. E sono degli ottimi esercizi preparatori anche per i marzialisti prima di cominciare l'allenamento vero e proprio. Andiamo a vederli. Quando iniziamo a praticare i Baduan Jin, prima di tutto dobbiamo rilassarci. Poi iniziamo il primo esercizio, si chiama reggere il cielo con le mani. Uniamo le mani e portiamo in alto, braccia tese, sguardo verso l'alto. Poi ritorniamo in giù e ripetiamo 8 volte. Questo esercizio ci permette di allungare completamente la colonna vertebrale, di massaggiare gli organi interni. La respirazione è tranquilla, possibilmente addominale. Si espira quando si scende con le braccia, si inspira quando si sale. Terminata l'ultima ripetizione, allunghiamo la gamba verso sinistra e facciamo il movimento come se dovessimo tirare con l'arco. Questo esercizio si chiama proprio tirare con l'arco a sinistra. Gambe sempre piegate, un braccio disteso e l'altro invece piegato come se stessimo tendendo la corda dell'arco. Apriamo bene le scapole, petto in fuori, andiamo a recuperare la corda immaginaria, la tiriamo. Mi raccomando, le gambe sempre piegate, non dobbiamo mai alzarci. Anche qui la respirazione è calma, addominale. Terminato l'esercizio, ritorniamo in posizione normale, le mani all'altezza del petto e portiamo in su un braccio e in giù l'altro braccio, in modo da avere i palmi delle mani opposti l'uno rispetto all'altro. Questo esercizio si chiama prendersi cura degli organi della digestione per farli agire come un tutto, a riprova del fatto che qui lavorano anche stomaco, milza. Ogni volta respiriamo e portiamo le mani all'altezza del petto e poi andiamo con un braccio verso l'alto ben teso, tirato bene in alto, e l'altro che spinge verso per terra. Prossimo esercizio si chiama dare uno sguardo indietro e infatti ci permette di aprire tutto quanto la parte anteriore del corpo. Allarghiamo le braccia all'indietro, allargando bene le spalle e lo sguardo segue la direzione delle mani per
prima a destra e poi a sinistra. Nel quinto esercizio, che si chiama scuotere la testa e far oscillare la coda, ci mettiamo con le gambe aperte molto basse e cerchiamo di avvicinare il più possibile una spalla al ginocchio opposto, facendo tutto il giro. Quindi scendiamo, spalla sinistra verso ginocchio destro e poi spalla destra verso ginocchio sinistro. Facciamo tutto il giro verso il basso e poi ritorniamo su, sguardo in alto e faccio un altro mezzo giro. Per tutta la durata dell'esercizio le gambe devono rimanere sempre piegate. Le mani si appoggiano all'interno coscia. Lentamente ritorniamo in posizione in piedi, sempre respirando, movimenti sempre lenti, portiamo le mani verso l'alto, stiriamo, riscendiamo mani all'altezza del cuore, passano dietro la schiena e vanno a livello dei reni e da lì accarezzano tutto quanto il corpo, natiche, cosce, polpacci, fino ad arrivare alle caviglie e alle punte dei piedi. Cerchiamo di toccare per terra e lentamente ritorniamo su, ricominciando. Mani in alto, all'altezza del cuore, all'altezza delle reni e giù giù accarezzo il corpo, mentre le mani scendono anche il busto si piega e non stacco mai le mani dal corpo finché non sono arrivato alla punta dei piedi. Questo esercizio si chiama aggrapparsi alle punte di entrambi i piedi. Vado giù, espiro, torno su, inspiro e ricomincio a scendere. Molto bene, adesso apriamo di nuovo le gambe, mettiamo le braccia intorno ai fianchi e prima un pugno, poi l'altro, cercando di far forza, spostiamo il pugno avanti, recuperiamo l'energia e lo riportiamo indietro. Il significato è come se stessimo spingendo qualcosa di molto pesante, recuperiamo forza e lo tiriamo verso di noi. Questo esercizio è tirare pugni con gli occhi aperti e accresce la forza fisica. Qui devo contrarre tutti quanti i muscoli per spingere il pugno avanti, poi mollo per recuperare e tiro di nuovo contraendo tutti i muscoli. Le gambe sempre piegate, sempre aperte, baricentro in basso, respirazione sempre addominale per quanto riusciamo. Deve essere molto intenso questo esercizio. L'ultimo esercizio si chiama rimbalzare per 7 volte all'indietro per guarire da ogni malattia.
palmi delle mani verso il pavimento, ci alziamo sulla punta dei piedi e cadiamo sui talloni, semplicemente, per 7 volte. Questo è l'esercizio finale. Finito, e fuori qua, i Baduan Jin, le 8 pezzi di broccata. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, scrivi nei commenti, mettete mi piace e ai 50 iscritti vi farò vedere nei gong degli esercizi cinesi per la forza. Ci vediamo al prossimo video, allenatevi anche voi, ciao!